Ghost, si chiama così la nuova di Harry Styles su Radio Arte, Giorno Marziani, Day by Day. Parliamo di scrittura creativa e della presentazione della 25esima edizione di La Linea Scritta, che è il laboratorio di scrittura creativa che è stato ideato da Antonella Cilento, che è in linea con noi. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno e benvenuta a Day by Day. La prima domanda che ci viene da fare, ecco, quando parliamo di scrittura creativa, che cos'è la scrittura creativa, Antonella? Beh, in realtà intende qualunque tipo di scrittura che voglia convogliare un'emozione e raccontare una storia, quindi aggiungiamo l'aggettivo creativa, ma in realtà stiamo parlando di letteratura, quindi di come si scrive narrativa, di come si scrive un racconto, un romanzo, ma anche di come si scrive una serie TV, di come si scrive un film o come si scrive uno spettacolo teatrale. Quindi tutte le forme di scrittura che partono dalla nostra esperienza personale, si trasfigurano in una storia. Ecco, questo è l'insieme della scrittura creativa. Oltretutto La Linea Scritta è tra le prime e le più longeve scuole di scrittura in Italia. La prima al sud festeggia proprio dopodomani, mercoledì 20 settembre, l'importante traguardo dei 25 anni di attività con questa serata speciale che sarà aperta al pubblico al Cinema Art di Napoli. E poi ci sono tante novità per l'anno 2017-2018. Antonella, innanzitutto tutto un grande traguardo e quindi immagino un motivo di grandissima soddisfazione, no? Assolutamente, sopravvivere per 25 anni, in particolare farlo a Napoli, è comunque un traguardo straordinario, soprattutto quando si è completamente indipendenti, come nel nostro caso, quindi sostenuti esclusivamente dalla partecipazione delle persone che in 25 anni sono ormai migliaia, non soltanto a Napoli e in Campania, ma ormai ma dal sud, dall'Italia intera e dall'Europa si iscrivono alla Linea Scritta, no? Infatti, anche perché ormai, oltre a portare in giro workshop, stage, corsi in tutta quanta Italia, questo ormai da tanti anni in molte scuole pubbliche, ormai da 5 anni funziona molto bene un corso in web conference dal vivo, ideato, dove io insegno, ma ideato da Marco Alfaro, che è uno dei nostri collaboratori, che permette a persone da tutto il mondo, in realtà, di seguire di sera, di notte, quando vogliono, le nostre lezioni dal vivo. Beh, ci dici o ci anticipi qualche novità per l'anno 2017-2018? Dunque, ci sono molte novità quest'anno, perché oltre ai 3 corsi di narrativa principali che io conduco ogni anno, appunto, da ormai un quarto di secolo, ci sono una serie di corsi speciali. Per esempio, parte un corso di ludoscrittura per il secondo anno. L'anno scorso era sperimentale, molto efficace, che funziona molto bene, permette per esempio anche agli insegnanti di lavorare bene con i ragazzi. Ma poi ci sono anche corsi di drammaturgia, corsi di espressione e improvvisazione teatrale, un corso fortunatissimo di editoria, un corso di drammaturgia teatrale, corsi di pittura e corsi anche di opera lirica per imparare a conoscere le storie e le trame dell'opera lirica. Quindi c'è un panorama di eventi e in più delle lezioni magistrali tenute da Giuseppe Montesano, che è uno dei più grandi scrittori italiani, fresco vincitore del premio Viareggio quest'anno con Lettori Selvaggi, che ormai da diversi anni ci regala appunto lezioni magistrali sulla grande letteratura, sui grandi scrittori della storia della letteratura mondiale. Beh, posso dirti una cosa, Antonella? Complimenti. Grazie. E allora ricordiamo, perché se volete saperne di più, mercoledì 20 settembre alle 18 al Cinema Heart di Napoli in via Crispi, esatto, ci sarà la presentazione dell'anno 2017-2018 e si festeggiano questi 25 anni importantissimi del laboratorio di scrittura creativa ideato da Antonella Cilento, che è stata con noi, che è La Linea Scritta. Antonella, in bocca al lupo per tutto e grazie per essere stata con noi su Radio Marte. Crepi il lupo, grazie a voi, buona giornata. Bacio grandissimo, grazie per essere stata con noi.